Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di Retro Computing. Oggi parleremo brevemente di cloni di Apple II. Andiamo con ordine. Nei primissimi anni di Apple c'era molta domanda di Apple II negli Stati Uniti, quanto fuori dagli Stati Uniti. Dopo essersi quotato in borsa, l'Apple aprì una grande fabbrica di computer in Irlanda per soddisfare la domanda di Apple II provenienti dall'Europa. Tuttavia, ci furono aziende che chiesero ad Apple di licenziare il progetto Apple II. Per quanto Apple sia sempre stata molto restia a dare il proprio software in licenza, ebbe tuttavia a stringere vari partnership con aziende per la produzione di cloni di Apple II. Anche perché suo creatore Steve Wozniak ebbe sempre a condividere gli schemi elettrici di Apple II nel manuale Apple II Reference Manual, dando la possibilità teorica di clonare Apple II. L'intento di Wozniak non era quello di sostenere la violazione del copyright da parte di altri sui progetti di Apple, ma bensì di aiutare i programmatori quanto le aziende a creare espansioni per Apple II, supportando così i produttori di hardware per Apple da parte appunto di altre aziende. A causa però di queste informazioni hardware rilasciate in Apple II Reference Manual, si contano nel mondo oltre 200 cloni di Apple II creati nel tempo, violando spesso anche il copyright. Ma solo alcuni cloni ebbero il permesso di Apple. Nel 1979 la ITT ebbe la licenza di diritto di produrre un clone di Apple II Europlus. Clone di Apple II prodotto da ITT, oltre ad avere l'uscita PAL ed un voltaggio differente, aveva anche una risoluzione video leggermente superiore, 320x192 invece di 280x192, a causa di un diverso chip video introdotto nella motherboard. Nel 1982 la Franklin Computer ebbe ad avere la licenza da Apple del diritto di clonare Apple II e propose vari modelli. S100, che era di fatto un clone di Apple II Plus con 48K, S1000, un clone di Apple II con 64K, S1000 Plus, un clone di Apple II con 64K di RAM, un secondo processore Z80 per far girare il CPM e una scheda 80 colonne di serie, insieme a un doppio disco da 525. Ace 2100, un clone di Apple II in un case nel look che sembrava un PC. C'era infatti un doppio disco da 525 e 128K. La macchina Ace 2100 della Franklin era espandibile addirittura fino a 1 mega. Ace 500, un clone di Apple IIc ma con 256K di RAM espandibile sino a 512 e con una tastiera estesa contenente un tastierino numerico. Poi ci fu la ditta Laser, una ditta di Hong Kong che ebbe in licenza da Apple il diritto di clonare Apple II. Propose il modello Laser 3000, che era di fatto un clone di Apple II Plus, e Laser 128, che era invece un clone di Apple IIc, ma con un tastierino numerico. Poi ci fu la ditta Basis, una ditta tedesca con sede a Monaco, ebbe in licenza il diritto di clonare Apple II. E l'azienda propose il Basis 108, un clone di Apple II Plus. Ora, le riproduzioni di Apple II e Apple II Plus furono moltissime. Ovviamente la peculiarità di tali prodotti era che erano venduti ad un prezzo un po' più alto, oppure, anche se era leggermente più basso, c'erano delle differenze hardware in Apple Soft sulla ROM del computer che qualche volta non permettevano sempre di usare hardware Apple al pari, diciamo, le macchine Apple. In descrizione trovate il link su Wikipedia con la directory dei produttori di cloni di Apple II. Con il tempo si sono aggiunti e sparsi un po' ovunque nel mondo. In Italia si ricorda l'ASEM AM64E, il Cellcom Lemon 2 e lo Staff C1. Ecco, poco pubblicizzati sulle riviste di settore di informatica lette dagli adolescenti per non scatenare le ire di Apple, i cloni di Apple II sbucavano a volte come piccole pubblicità nella rivista dell'elettronica. Ecco, il loro prezzo però era più elevato di quello che offrivano chiaramente le macchine Apple II.
Non sempre il software per Apple II a volte vi girava alla perfezione, ma nella maggioranza dei casi il software solitamente funzionava sempre correttamente. Analogamente l'interfacciamento con le periferiche Apple a volte poteva essere buono, solo dove le ROM sul clone erano state copiate per intero. Altre volte invece era un po' più problematica. La peculiarità dei cloni di Apple II era che spesso avevano personalizzazioni profonde nella motherboard, proprio per distinguersi da Apple II. Microprocessori compatibili con il 6502 ma con un clock più elevato, oppure avevano più RAM sulla scheda madre, implementando già tecniche di bank switching, oppure diciamo la macchina poteva essere già espansa fino a 1 mega, quindi c'era una scheda madre molto ampia con tantissime pedinature vuote a cui poi successivamente comprava i chip e ce li inseriva poi a mano direttamente per portare la macchina già fino a 1 mega. Pure montavano di serie le schede a espansione CPM oppure avevano un tastierino numerico. Ecco, tutte le caratteristiche che permettevano a queste macchine cloni di Apple II di differenziarsi. Ovviamente tutto questo hardware in più comportava un prezzo di mercato molto più elevato rispetto a quello che offriva Apple sulle proprie macchine. Il grande numero di cloni di Apple II fa pensare, a mio avviso, che probabilmente nel 1987, quando la Olivetti ebbe a guardare per la prima volta il mercato home computing, forse avrebbe potuto offrire altri tipi di computer rispetto alla merda della linea Protest. Il PC-128, ecco, l'ho detto tante volte, ci ho fatto anche un podcast sopra, forse avrebbe potuto essere un MSX per sfruttare la base di installato già presente in Italia di MSX ed importando in massa software e giochi dall'Asia, nella versione inglese dove MSX aveva, appunto, in Asia aveva avuto un enorme successo. PC-128S, ecco, invece di essere derivato dal vetusto BBC Acorn Master, avrebbe potuto essere ad esempio un MSX2 oppure persino un clone di Apple II, proprio come il Franklin Ace 2100, con un doppio disco da 5.25 e con 128k espandibile fino a 1 mega, sfruttando così tutta la retrocompatibilità che Apple aveva in Italia. PC1 avrebbe potuto essere un Archimedes dell'Acorn per arginare la presenza di Commodore Amiga in Italia. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.